Allora, grazie, Presidente. No, vorrei sottolineare due aspetti, premettendo che io non parteciperò al voto, perché da una parte riconosco il significato anche critico della mozione presentata dai colleghi di Fratelli d'Italia, che tuttavia è un po' fuori tempo, visto che in realtà ormai il governo, seppur in modo ancora non esplicito in termini di dettaglio sui contenuti del provvedimento che verrà consegnato in Europa, su cui il Presidente del Consiglio Draghi ha posto la sua richiesta, la sua garanzia personale, visto anche del prestigio che gode presso l'Unione Europea. Volevo dire che è un po' fuori tempo perché chiaramente il problema nasce ad agosto, non è oggi che dobbiamo discutere della situazione relativa ai fondi sul Recovery Fund, ma questo era chiaro sin dall'inizio, non ci dobbiamo meravigliare oggi, e su questo do ragione al collega Stefano, anche se non ritengo di poter votare questa mozione. Purtroppo mi sono anche sull'argomento, insieme ad altri colleghi, espresso pubblicamente a suo tempo, il lavoro fatto completamente destrutturato e soprattutto corredato da una serie innumerevole di progetti che hanno anche reso difficile la lettura da parte dei ministeri competenti, non potevano far altro che pensare a un destino, a una sorte come quella che si è manifestata in questi giorni. Per cui su questo si è persa un'ottima occasione, anche perché in questo momento si potevano assolutamente mettere a disposizione della comunità, dei cittadini romani, delle risorse importanti che indipendentemente da chi governerà questa città, ovviamente oggi vengono a mancare, a parte quel po' di fondi che verranno dati per il giubileo del 2025, che ben poca cosa sono rispetto a uno sviluppo della società che era possibile eventualmente invece con una elargizione estremamente maggiore rispetto a quella che verrà data. Grazie Presidente, per cui ribadisco che personalmente non parteciperò al voto. Grazie.